Salve amici e benvenuti. Oggi facciamo un video su FIFA 23. Volevo fare una sorta di guida, diciamo di consiglio per chi vuole giocare gratuitamente al foot. Ho accumulato una ventina di ore sul foot in questi primi 3 giorni di Head Start, diciamo così. Chi aveva la versione Ultimate poteva giocare dal 27, oggi è il 30. Da oggi possono giocare tutti, anche con le versioni standard. E insomma, vorrei darvi qualche piccolo consiglio. Inoltre, alla fine del video, nella seconda parte del video, vorrei anche darvi una mia opinione sul gameplay attuale di FIFA. Perché insomma, non è che mi stia piacendo particolarmente. Comunque, cominciamo con i consigli. Se voi cominciate a giocare a foot e chiaramente volete giocarci free to play, non volete spendere soldi veri a spacchettare, non vi resta che farmare un bel po'. Cosa si può fare all'inizio? Beh, certamente all'inizio avrete sì qualche pacchettino gratuito, però niente di straordinario. Voi vedete adesso che ho 1000 FIFA Point, in realtà ne avevo 4200 perché erano quelli regalati dalla Ultimate Edition, che tra l'altro non ho neanche comprato perché sto giocando con un mese di EA Pro su PC. Quindi se vi fate EA Pro avete tutti i vantaggi dell'Ultimate. Non credo che andrò oltre questo primo mese, ma giusto per farvi capire perché vedete dei FIFA Point. Oltre ai FIFA Point, oltre ai crediti che si guadagnano chiaramente giocando o con la compravendita, abbiamo anche le stelline quest'anno. E infatti le stelline sono una cosa con cui comincerei. Perché ci sono i moments, i momenti. Cosa sono questi momenti? Beh, fondamentalmente sono delle piccole sfide molto corte, a volte anche veramente stiamo parlando di 1 minuto 30 secondi per fare una sfida, e potete guadagnare stelline. Con queste stelline le potete convertire in pacchetti. Io vi consiglio subito di fare un po' di moments, perché sono molto facili quelli iniziali, in particolare questi del primissimo scendi in campo, ecco. Se li fate tutti quelli del gruppo avete anche 2 bonus, quindi veramente sono questione di veramente 20 secondi a scenario. Effetto un tiro in porta, passa la palla dal portiere al difensore al centrocampista, effetto 10 passaggi, eccetera eccetera. Ve li fate, passate tempo, li potete fare anche quando non avete tanto tempo per giocare una partita e accumulate stelline. Questi primi 3 iniziali sono veramente molto facili, anche 4, poi altri hanno bisogno un po' di magari un pochino più giocatori o cose un po' più complicate, però diciamo che arrivare a 50, 60, 70 stelline non è troppo difficile. È importante questo perché tra i premi che potete riscattare ci sono quelli stagionali, ce ne sono alcuni abbastanza normali, niente di che. Però l'ultimo pacchetto secondo me è interessante, secondo me è da fare subito, cioè puntare subito al 64, perché come vedete contiene il doppio degli oggetti di un pacchetto giocatori ori premium, tra cui un extra raro include 24 giocatori oro di cui 7 rari, quindi questo è un pacchetto che, se avete un po' di culo, potrebbe farvi trovare qualcosa di interessante. E in generale i moments sono un modo assolutamente gratuito per guadagnare qualche pacchetto extra. Chiaramente all'inizio non avete un granché di squadra, quindi fare Division Rivals all'inizio non è tanto consigliato. Considerate che io ho fatto una manciata di partite, sono in divisione 8, però considerate anche che i primi 3 giorni di Head Start vuol dire giocare con tutti quelli che hanno comprato la Ultimate e che tendenzialmente sono dei tryharder, quindi molti di queste persone non solo comprano la Ultimate per iniziare prima, per fare mercato prima, per avere più FIFA Point, ma poi shoppano pure. Tant'è che io ho trovato un sacco di squadre allucinanti in questi 3 giorni. Ora è il 30, quindi le divisioni alte saranno anche fatte da giocatori normali, con squadre normali e, diciamo così, affrontabili. Però non ve lo consiglio da subito se non avete un granché di squadre. Come squadra vi consiglierei di cominciare magari dalla Serie A italiana, perché comunque si può fare qualcosa di decente senza dover spendere tantissimo. Certamente tutti vorranno farsi la Premier League, però insomma Premier League si sa che i valori sono molto più alti e soprattutto tutti vogliono fare la Premier League, i prezzi sono anche pompati su giocatori simili, di simile potenza. Quindi iniziare dalla Serie A e cercare di fare qualcosa di accettabile. Dopodiché
L'unico modo in realtà per fare un po' di crediti e insomma andare avanti chiaramente è lo Squad Battles, perché nello Squad Battles giocate contro la CPU. Quando scegliete un avversario, a seconda di quanto è forte la valutazione che vedete, magari adeguato alla vostra squadra, scegliete un livello di difficoltà. Chiaramente più è alto il livello di difficoltà che scegliete, più punti potete fare, però occhio, perché qua conviene sempre vincere. Non vi conviene provare un livello di difficoltà troppo alto e poi perdere, perché fate molti meno punti. Ovviamente più alto il livello di difficoltà, più le statistiche si alzano, quindi anche una squadra scarsa, oggettivamente scarsa magari con, che ne so, questa che ha 79 di valutazione, se la giocate a livello leggenda estrema diventano dei Gesù Cristi tutti quanti e probabilmente l'andrete a perdere e non vi conviene. Inoltre ho notato che rispetto ai precedenti FIFA Foot all'inizio ci sono una marea di obiettivi in più e soprattutto un sacco di obiettivi che danno dei bonus crediti, quindi che vi aumenta anche di parecchio i crediti quando voi concludete una partita o in Division Rivals o in Squad Battle. Tant'è che le mie prime 20 partite le ho fatte tutte con un bonus da 500, da 1000 e avrò fatto almeno 20-25k di crediti tutte con le Squad Battles, semplicemente giocando Squad Battles a una difficoltà adeguata. Di solito io ho giocato a campione, ma perché shoppando tra virgolette i FIFA Point della Ultimate avevo già una squadra diciamo decente. Quindi alla fine i consigli sono quasi banali, nel senso fatevi Squad Battles a manetta, anche perché fra qualche giorno, 5-6 giorni si chiude la settimana e comunque per dire io adesso sono fuori classe 1, premi 26.000 crediti e due pacchetti giocatori rari. Già 26.000 crediti, se ci pensate, non sono neanche pochi. Io adesso ne ho 26, ne avrò spesi da 30 a 26 per farmi un po' da squadra, non è male. Per iniziare da zero è addirittura buono. Come detto, quindi poi anche un po' di moments per avere dei pacchetti extra e chiaramente cercate di fare più obiettivi possibili, cercate di avanzare più possibile nel season pass e andatevi a vedere magari alcuni obiettivi che sono facili da fare, che vi fanno fare magari tanta esperienza per il season pass, perché nel season pass chiaramente ci sono altri pacchetti, qui anche all'inizio ci sono bonus, ci sono giocatori in prestito eccetera eccetera, insomma cercate di ottimizzare. Chiaramente quando avrete una squadra diciamo decente potrete cominciare a fare le Division Rivals, perché anche queste ovviamente vi fanno guadagnare pacchetti, crediti e quant'altro, soprattutto se fate almeno una ventina di partite a settimana. Per fare una squadra diciamo decente con la Serie A penso che con una ventina di K di crediti si possa già fare. Ora, questa è la mia squadra, alcuni li ho trovati, alcuni li ho comprati, diciamo che è accettabile. A parte qui Shomurodov in forma, che ho pagato un 12-13k, gli altri comunque non costano tantissimo, sono tutti da 1k, 2k, 3k, 4 al massimo, tipo Pellegrini forse 4k, Bastoni 2-3, Kim 2, un paio di k, cose di questo tipo. Quindi insomma, diciamo che guardando anche i vari footbin, siti di questo tipo, potete farvi una formazione da una 15-20k e ci siamo. Con quella potete immaginare di cominciare a fare Division Rival. Come attaccante, se volete un consiglio, io sto usando questo perché così lo stavo provando, ma vi consiglierei il grande classico, cioè Muriel. Osimhen o Muriel penso che siano tra i migliori come starter, probabilmente Muriel è il migliore come starter attaccante prima punta. Per il resto insomma vi adattate un po' ai crediti che avete. Secondo me conviene comunque farsi subito una squadretta 15-20k e iniziare le Division Rival per arrivare comunque a prendere i premi della prima settimana, che saranno fra, mi sembra, una settimana. È così, fra 5 giorni e 15 ore. Io penso che in una settimana, 5 giorni, un ventina di K riuscite a farli, anche una ventina di partite. Così potete prendere tutti i premi possibili e immaginabili dei pacchetti, insomma, gratuiti. Chiaramente quando uno non vuole spendere per i FIFA Points deve compensare, diciamo, farmando, in particolare magari, come detto prima, le Squad Battles, perché sono le più facili da fare e le potete fare senza troppo stress. Per quanto riguarda il gameplay,
come detto, vi do un po' la mia opinione. Secondo me devono fare un po' di patch. In questo momento, questo FIFA sul foot, ma anche non sul foot, mi sembra molto molto macchinoso. È abbastanza diverso da quello dell'anno scorso. Vedo molta imprecisione dei giocatori quando controllano la palla, quando fanno passaggi. Bisogna stare attentissimi a non sprintare mai più del dovuto o addirittura neanche quasi toccare lo sprint se non si è sicuri. Ma in generale, qualsiasi mossa si vada a fare, anche semplicemente girarsi intorno, se non è il caso di farla, tutto finisce con una palla persa, perché appunto mediamente il controllo del pallone è molto più difficoltoso rispetto al solito. Ho notato che è molto difficile dribblare, anche con le skill, anche con un giocatore con 4 stelle, 5 stelle skill, anche con un giocatore buono, per dire, o Mahrez, che ha tipo 90 e passa di dribbling. Ragazzi, dribbling non si vedono manco col binocolo. Quindi alla fine si gioca molto stando estremamente attenti a ogni singolo movimento e cercare sempre di fare 1-2, taglio, uno libero, aspettare che la CPU vi faccia qualche taglio o forzare i tagli chiaramente da CPU in modo da fare triangolazioni e cose di questo tipo. Cioè è veramente complesso saltare l'uomo in velocità. Tra l'altro ho notato che tutti sono molto lenti, anche i giocatori veloci non sono così veloci, in particolare all'inizio, cioè lo scatto iniziale quasi nessun giocatore è significativo nei primi metri. Poi magari quelli veloci in allungo diventano molto veloci, però all'inizio è difficile. Quindi a parte qualche giocatore magari super specifico che ha uno scatto nel breve molto forte, è difficile saltare uomini e riuscire insomma a fare qualcosa di simile a quello che si faceva prima nei vecchi FIFA. Quindi è un gameplay che va capito e non è che mi stia entusiasmando molto. Un'altra cosa che è evidente è che i portieri, almeno in questo stato di patch, sono disastrosi, nel senso che se sono parate che diciamo sono fuori area o tiri non a porta libera, può essere che la parano, ma spesso e volentieri fanno delle papere incredibili. Non so quanti gol ho fatto con palle sotto le gambe, tunnel oppure tiri che erano letteralmente addosso al portiere, il portiere si butta a terra e la fa passare sopra. Quindi i portieri sono scandalosi, si prendono gol assurdi e si fanno anche gol assurdi, e questo è un po' frustrante, devo dire. Tutto si somma col fatto che la difesa è molto più manuale rispetto all'anno scorso, ci sono molti meno interventi automatici, che a me piace concettualmente, una difesa più manuale, però dato che è tutto un più macchinoso non mi sta piacendo poi così tanto. Secondo me c'è in questo momento, per come la build adesso, una grossa differenza anche tra i giocatori quindi molto molto forti e i giocatori medi e scarsi, proprio c'è tanta differenza. Avere un giocatore, soprattutto a centrocampo, avere centrocampisti che hanno molto dribbling e molto passaggio alto fa tanto la differenza, perché i giocatori medi, mediocri, medi, sono veramente delle seghe, cioè proprio vi sbagliano tutto e di tutto. E quindi ci sarà molta differenza tra le squadre con i giocatori forti, di chi shoppa e no. Almeno in questo momento sicuramente c'è, perché si percepisce proprio un abisso, perché già tutto il gameplay è un pochino più complesso, un pochino più macchinoso, e i giocatori di altissima fascia superano queste problematiche probabilmente, si muovono molto più facilmente, quindi si acuisce un po' la differenza. Più o meno è questo quello che ho percepito in queste 15-20 ore che ho giocato in foot. Certo, da ora in poi ci sarà un pool di giocatori un pochino più misto, non ci saranno solo super tryharder con la Ultimate, quindi insomma sarà magari più semplice giocare in Division Rivals, però il gameplay questo è. Spero un po' lo patchino, onestamente, perché a me piace difendere manualmente, ma questi portieri fanno pena e comunque devono, diciamo, aumentare la fluidità dei movimenti. Non è possibile che se io sbaglio mezzo tocco il giocatore mi perde la palla così come niente, mi sembra assurdo. Escono anche azioni belle se si è estremamente controllati in tutti i comandi che si danno, però mi sembra un po' eccessivo. È un po' troppo diverso dal classico FIFA, un po' super arcade, ecco. Non lo so, questa direzione non mi sta piacendo molto. Vediamo come va con le prossime patch, se bilanceranno, è possibile che lo faranno, perché se io percepisco questo
e non sono proprio un bambino, insomma, sono un po' un veterano. Secondo me molti, molto meno pazienti potrebbero già lamentarsi tantissimo già da oggi, nei prossimi giorni. Comunque, datemi anche un po' una vostra opinione di come vi sta sembrando questo gameplay e magari, se volete, ne discutiamo sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, ci becchiamo prossimamente per altri video. Qua sul canale parlo comunque di gaming a 360 gradi. Spero che questo video sia stato utile. Noi ci becchiamo prossimamente comunque. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao!